Buongiorno a tutti ragazzi, oggi ci troviamo qui a parlare di un problema che affligge tutta l'Italia, ovvero le linee internet. In Italia, dal nord al sud, ci sono linee internet che ti promettono 100 mega, 1000 mega, 7 mega, 20 mega, ma alla fin fine non abbiamo mai quello che chiediamo, perché poi alla fin fine abbiamo problemi di NAT, problemi di lag, per chi gioca viene cacciato magari dalle sessioni perché non si sa che cosa succede alla sua linea iper mega veloce. E insomma, io vi parlo anche della mia situazione. Io abito in campagna, come potrete vedere, come qualcuno di voi già sa, e purtroppo nella mia zona non arriva più della 7 mega tramite cavo. Tuttora, in passato, la linea massima che c'era in zona era l'ISDN. Io che ho fatto? Ho vissuto per anni spostandomi da magari la chiavetta della 3, poi ho trovato Tecna DSL che per i primi periodi andava bene, poi è andato a farsi benedire perché ci sono stati 10 giorni in cui la linea mi dava sì e no un novantesimo di quello che prometteva e loro rispondevano alle mail, alle telefonate, ma noi non garantiamo un minimo di rete, al che mi sono spostato a Tiscali. Quanti di voi hanno Tiscali? Io mi sono fatto Tiscali, che all'inizio andava bene. Tiscali, come potrete vedere, ha un'antenna, praticamente un ripetitore davanti casa mia, perché sono sì o no a 2 chilometri in linea d'aria, 2,5 chilometri. Però ci sono dei problemi, perché loro hanno un sistema che secondo me non è tanto valido, che appunto non ti mette su una centralina sola. Dove prende l'antenna si collega, l'antenna intendo comunque sia il mio ricevitore. Bene, questo video perché ieri notte mi è arrivata un'email da Tiscali dove dice: ci risulta che tu non hai pagato l'ultima bolletta perché qua. Allora, la bolletta innanzitutto è arrivata in ritardo, nel senso che bolletta emessa ad aprile è arrivata dopo un mese e un giorno, praticamente il giorno dopo la scadenza, e va bene. Però stamattina mi sono anche incazzato, perché io, uno, mi scrivo all'una di notte quando io ti dico ho dei problemi alle linee internet, tu non mi ti fidi. Due, che ho fatto lo screenshot della mail, l'ho pubblicato sul mio Twitter principale, che è quello della fotografia, dicendo: cara Tiscali, finché voi mi bloccate OBS, mi strozzate OBS ogni tre quarti d'ora, mi strozzate WeTransfer che uso per lavoro ogni non si sa quando, perché comunque sia certe volte funziona, certe volte no, io avrò problemi di lag nei pagamenti. E poi ho deciso di fare questo vlog perché comunque sia, parlando di Tiscali, cercando online, sento tanta gente che si lamenta sul fatto soprattutto che all'inizio va bene, dopo se ne sbattono. Io pago quel tot di euro in più, sono una cifra irrisoria, 3 euro, 5 euro, non ricordo, al mese, quindi sono 10 euro a bimestre, per avere un indirizzo IP statico, per poter fare port forwarding di MZ, perché comunque sia, ok, lavoro, e poi amo anche divertirmi con la PlayStation 4 su vari giochi online. Problema è che, avendoci sì, NAT 2, ogni tanto non si sa perché non si connette, non funziona quella, quindi ho dovuto sistemare, ho dovuto inventarmi cosa, ho provato a fare il DMZ, ho provato a controllare le porte, e purtroppo, come tutte le linee italiane, il firewall ce l'hanno da base, nel senso che non è che tu dici il firewall ce l'hai sul tuo router e quindi puoi toglierlo, no, ce l'hanno loro dalla loro centrale, che si collega poi fondamentalmente a tutte le reti TIM, che è la principale concessionaria di rete di fibra in Italia. Però qualcosa risolto grazie anche a Batch Coco del gruppo Drive for Fun Sim Racing Italia Club, che mi ha detto: guarda, se tu fai il DMZ cambia anche DNS sulla PlayStation, cosa che ho fatto anche sul PC, e mi disse: metti 1.1.1.1 sul DNS primario, 8.8.8.8 sul DNS secondario, e questo mi ha risolto diversi problemi, soprattutto per esempio con Project Cars, che io amo perché ho un volante e tutto quanto, però mi capitava fai prove libere, fai qualificazioni, ti qualifichi pure bene e poi crasha il gioco perché non riesce a riscaricare i dati per la gara. Stessa cosa fatta su PC, però come avete visto sulle ultime live ho molti problemi, perché io comunque sia streamo da PC, ho molti problemi di lag, nel senso streamo che va a 1300 kilobit al secondo eccetera, poi una certa va a 200 kilobit, vedo spettatori che se ne vanno, gente che si disiscrive al canale, che per carità non ho tanti iscritti, però quelli che ho mi interessano, perché comunque sia
è gente che ama o comunque sia che mi segue perché piacciono i miei contenuti. Però se io poi, se chiudo la live, provo a caricare un video su YouTube, succede che la linea va perfettamente a 3,2 mega. Quindi questo vuol dire che loro mi bloccano una porta, un qualcosa, nonostante io magari ho tutto aperto. E per questo sono abbastanza arrabbiato, perché comunque sia io pago un servizio che non mi viene fornito. Io pago per avere un indirizzo IP statico, per poter fare il port forwarding, per poter fare tante cose che poi non possono essere fatte. Non è che dici, vabbè dai, succede, sì ok, succede ogni tanto, ma a me quando serve non funziona. Quando io devo spedire 200 megabyte di due foto ad un cliente, tante volte mi ci mette 5 minuti con WeTransfer, anche meno, altre volte invece mette 2 ore e mezza, e non mi sembra una cosa normale. Però ecco, vorrei sapere appunto come avete risolto voi con Tiscali, come avete risolto voi con la linea internet, anche se credo che molti diranno non si può risolvere, punto. Però intanto diciamo cerchiamo di darci una mano. Se vi serve qualche consiglio su come impostare il modem eccetera, io bene o male qualcosa risolto, ho messo anche un router in cascata per evitare tanti problemi di NAT, perché a quanto pare funziona quando tu lo metti in cascata. E spero il video vi sia piaciuto, spero che avete tante opinioni da darmi. Vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, grazie mille.